in questo numero del TG Giovani. Alfa, tutto rap e latino. Boppone è la parola più usata per commentare il festival. Tech Talk, Asso Lombarda apre le porte agli studenti. Ciao a tutti, al Festival di Sanremo abbiamo intervistato Alfa che ci ha raccontato che grazie al latino ha imparato a rappare. Io avevo questa prof tremenda, lo posso dire pubblicamente, lo posso dire perché lo sa anche lei, che ci faceva imparare a memoria le versioni in latino e teneva il tempo col tacco. E quindi se tu sbagliavi il tempo ricominciavi da capo e quindi impari a tenere il tempo lì. Però insomma non è che è stato un latino, è stata una professoressa pazza come non so cosa. Salve prof. Con lui abbiamo anche un po' parlato di Vai, la canzone che ha portato al festival. Assolutamente sì, ma un sacco di persone, se penso al liceo quanto mi prendevano in giro, è successo. Sì, però alla fine non te ne curi. Vai parla anche di questo, no? Delle paure, di non piacere, di non essere abbastanza, ma non può essere una scusa per rimanere fermi, no? Grazie ad Alfa penserò al latino in maniera diversa. Da Radio Immaginare è tutto, ciao! Ciao a tutti, questa è la settimana di Sanremo e noi siamo a Sanremo e come ogni settimana anche stavolta abbiamo raccolto tre notizie per voi. In questi giorni di festival si è usata molto la parola boppone per descrivere alcune canzoni. Ma cosa significa questa parola? Boppone indica una canzone che piace fin dal primo ascolto, è una canzone di solito molto orecchiabile che scala subito le classifiche. Ma passiamo alla seconda notizia, infatti a 11 anni dei ragazzi avevano scritto a Re Carlo una lettera per congratularsi sull'incoronazione. Nessuno si sarebbe mai immaginato, però Re Carlo ha risposto con una lettera. Tutto questo è successo in una scuola primaria in Puglia, precisamente a Casnigo, dove appunto l'insegnante aveva detto agli alunni di scrivere questa lettera, ma nessuno si sarebbe mai immaginato una risposta dall'Inghilterra. Adesso vi racconto la terza notizia, che in realtà è più una curiosità. Infatti si è scoperto, grazie a delle recenti ricerche, che scrivere a mano aiuta di più la concentrazione e soprattutto l'intelligenza rispetto allo scrivere sulla tastiera. Infatti si dice che quando si scrive con la mano, diciamo che si memorizzano meglio le cose e per più tempo rispetto magari a una scrittura veloce sul computer. Da Radio Immaginari è tutto, ciao! Benvenuti in Asso Lombarda, la presentazione della giornata della tecnologia. La cultura scientifico-tecnologica, l'orientamento ai percorsi STEM, la valorizzazione delle competenze digitali sono alcuni tra i principali temi che Asso Lombarda ha promosso nel corso di un Tech Talk ideato per celebrare la Settimana Nazionale delle Discipline Scientifiche, Tecnologiche, Ingegneristiche e Matematiche. L'associazione ne ha parlato con oltre 300 studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole superiori dei territori di Milano, Monza e Brianza, Pavia e Lodi. Monica Poggio, vicepresidente di Asso Lombarda con delega a università, ricerca e capitale umano. Il mondo produttivo, le aziende stanno attraversando cambiamenti tecnologici importanti e quindi il fatto di avere competenze STEM, quindi più scientifico, tecnico, matematico, ingegneristiche a vari livelli di formazione e di education, è assolutamente importante. Per i ragazzi, e siccome sono una donna, fatemi dire per le ragazze anche, se non è di interesse, non è di interesse, ma l'appello alle ragazze, se pensano di essere interessate, avere una passione per questo tipo di materia, è che si sentano incoraggiate a intraprendere questo percorso, perché altrimenti la disparità di genere e di vario di genere continuerà a aumentare. I ragazzi, accompagnati dai rispettivi docenti, hanno dialogato con il divulgatore scientifico Massimo Temporelli. Siamo figli eredi di Galileo, di Leonardo da Vinci, di Montessori, che furono per mettere le mani sulle cose, per costruirsi gli strumenti per conquistare il mondo. Purtroppo non so quando, potremmo individuare fino a 800, inizio 900, abbiamo smesso di pensare che fare tecnica, occuparsi di tecnologia sia qualcosa di cool, oggi dicono i giovani, che sia bello, che cambia il mondo, Steve Jobs, ma i grandi innovatori di oggi americani, quelli cinesi, quelli del nord Europa, usano la tecnologia e cambiano il mondo. Inoltre, Asso Lombarda ha illustrato una nuova iniziativa, il Tech Tour. Il 6 marzo, oltre 1000 studenti visiteranno 50 aziende che hanno messo a disposizione spazi e collaboratori per far vivere ai giovani un'esperienza di formazione e di contatto con il mondo del lavoro.